Come andiamo ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio di Splatoon 2 dedicato agli Splatfest. Oggi torniamo con Splatoon 2 perché Nintendo ha annunciato qualche tempo fa e ha rilasciato questo venerdì appena passato di notte lo Splatfest dedicato al 35esimo di Super Mario. Infatti come vedete c'è il team Super Fungo oppure il team Super Stella. Io come vedete in alto a destra ho già scelto il team Super Stella e ho anche già completato venerdì notte tutto quanto. E questi giorni ci ho giocato anche un po' in live su Twitch, se volete passate, perché comunque mi trovate live praticamente ogni giorno. E direi che nel video di oggi ci facciamo qualche partitozza, perché sono comunque curioso di vedere come sta andando la situazione. Se posso fare un pronostico, secondo me vincerà il team Fungo. Chiaramente, chiaro come la luce del sole, perché solitamente il team più scelto, in questo caso il team Stella, perde. Sempre così, matematico. Ok, eccoci qua a Manta Maria, purtroppo non abbiamo trovato la squadra avversaria, abbiamo trovato soltanto anche noi il team Stella. Quindi siamo team Stella contro team Stella. Se vedete comunque i colori sono standard appunto per questo motivo. Per chi non lo sapesse, solitamente su Splatoon, dato che comunque alcune persone ancora non ci hanno giocato, quando ci sono gli Splatfest ogni squadra ha un proprio colore, ma questo colore viene messo al team semplicemente se si trova contro il team avversario dello Splatfest. Di conseguenza io sarei dovuto essere col colore giallo, ma soltanto se avessi avuto la possibilità di giocare contro il team Fungo, che il colore è rosso. Se devo essere onesto, mi ricorda molto 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 uno dei primi Splatfest, quello, ecco qua, quello ketchup contro maionese. Cioè i colori sono palesemente quelli. Tra l'altro non hanno fatto nessun tipo di aggiunta a livello di mappa né niente. È semplicemente un generico Splatfest per festeggiare Super Mario. Però nel concreto non c'è altro, che non hanno messo niente a tema. Questo cecchino è particolarmente fastidioso. Ok. È qua, vero? Sì. Ok. Ok, vai, vai, vai. Facciamolo indietreggiare. Ouch, ouch, ouch. Ah, è tornato in casa. È tornato in base? Ok. No, no, no. Ok. Hit good proprio. Guarda come li ho chiusi. Non se l'aspettavano. Purtroppo non mi aspettavo nemmeno io la comparsa di questo cecchino così sotto. Vabbè, ci ha provato, GG per lui. Ma vedo che comunque i miei compagni sono un po' divisi. Non stanno giocando molto di squadra, vedo. Spero che comunque stiano tenendo bene la zona in avanti. Vedo un vernischianto. Ah, no, non sta andando malissimo, Ok, perfetto. La granata che gli ho lanciato ha permesso al mio compagno di splattarlo immediatamente. Estremamente comodo. No! Ok. Teniamo un attimo la zona, va. Qua non c'è nessuno? No, ok. Allora, abbiamo buttato giù il tinturicchio, anche le duals e il cecchino, uno dei due cecchini. Forse quello col Kama. Calama rapid. Ok, dai, sta andando bene nonostante tutto. Ok, top. Non mi aspettavo questa kill improvvisa, ci stava. Certo che per colorare il cecchino devono essere proprio disperati, Aspetta che adesso torna. Ok. Funziona sempre. È sempre bellissimo da fare. Top tier. Comunque sì, abbiamo vinto. È stata una bella partita, dai. La siamo giocata abbastanza bene. Ho un po' pushato e è andata bene. Poi alla fine il marker d'assalto neo mi ci trovo sempre abbastanza bene. Nonostante tutto. Nonostante non giochi tipo mesi a questo titolo, perché letteralmente l'ho recuperato venerdì notte, adesso è domenica quando sto caricando questo video. E all'inizio è stato un trauma, perché comunque non giocavo da troppo tempo ed ero tipo, ok, come si gioca? Ah, ecco perché il cecchino era forte. Livello 123, sì, non una kill l'ha fatta ed era su di me, ovviamente. Classico. Let's go, ce ne facciamo subito un'altra. Speriamo di beccare comunque il team avversario, perché voglio farmi qualche partita contro il team Fungo. Ok, eccoci qua. Siamo in tonante testa a testa, una delle mappe che odio di più probabilmente come zona mista. E siamo team Stella contro team Fungo finalmente. Ho beccato una partita dove possiamo giocare. Allora, ho notato che in questa mappa è comodo prendere i cannoni, quindi andavo immediatamente a prenderli. Eccolo.
Vediamo se riesco. Ok. Vabbè. Dove sono i miei compagni? Oddio, uno è ancora in base. Questa la perdiamo. Questa la perdiamo di sicuro. Molto forti comunque gli avversari. Cioè, si sono posizionati subito bene da quello che ho visto. Vediamo se riesco a evitare di farmi buttare. No, la buia bomb, la buia bomb. Ok. Ok, allora. Hanno fatto 3 kill. Bello. Ok, spammiamo un po' di APC bomb con la special del marker. Ma è abbastanza easy evitare il cannone alla fine. Cioè, dopo che senti il suono. Vabbè. Non me l'aspettavo che sbucasse la doccia così. Evitare il cannone, dicevo, è abbastanza easy tutto sommato. Dopo che senti il suono ci passa un po'. Dal momento esatto in cui arriva il colpo. Vabbè, pure la buia bomba, altro? C'è qualcuno qua? Ci stanno menando troppo. Poi i miei compagni stanno o tipo troppo vicini o troppo lontani, ho visto. Tipo ce n'è uno che stava facendo un sacco di attacco prima in nella zona loro. Però era da solo purtroppo. E quindi, che male. Quella era inaspettata. Aspetta. Ok, allora quello è un aerografo, vero? Meno male, perché se mi avesse preso mi avrebbe fatto un male cane. Oddio, non lo so se è l'aerografo. Non ci arriverò mai lì. Attenzione, pericolo per loro. Vai così. Ma chi è che mi sta mirando? Ma il tipo lì? Non riesco a capirlo. Dai. No. Lo sapevo che mi beccava il cannone. L'avevo sentito, ma non ho letteralmente fatto in tempo a pensarci che ce la potesse fare a beccarmi. Effettivamente noi non stiamo praticamente usando i cannoni né nulla. Ok. Se riesco a scaricare le APC bombe forse ce la facciamo. Se riesco a caricarle. No. Infatti. Dai, speriamo bene. Dai che forse ce la facciamo. Mi sa che forse ce l'abbiamo fatta. Non sicuramente per merito mio, perché ho giocato un po' male. Ero molto scollegato e scordinato. Però sì, ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro quasi del 10%. Non male. Ci sta. Mi garba. Ma vai a vedere che il mio team era bello potente, comunque tutto sommato. C'erano livelli 100 e oltre. Anche il team avversario avevano 2 livelli 100 e più. Il tizio col rullo, che è quello che mi stava sempre spianando di brutto. Sì, era abbastanza intuibile. Comunque cambierei arma, ne abbiamo fatte 2 con questa. Quindi cambio arma. Adesso vedo un po' cosa mettere. Sto pensando di mettermi o il secchiostro. Però il secchiostro frizzante, che mi ci trovo particolarmente bene grazie alla special. Oppure anche il secchiostro triplo master, soltanto che ha un range un po' corto, non so. Ma sai cosa? Andiamo così. Facciamo così, facciamo la spammata easy con l'aerografo deluxe. Buia bomb, il gran botto, la special, la spammiamo all'infinito. Nuovo tonante testa a testa. Più odio sta mappa, più probabile che io ci finisca. Ovviamente siamo contro il team del nostro stesso colore, purtroppo, quindi doppio team stella. Purtroppo è un grande dispiacere questa cosa, perché a parte che ci mette un bel po' a trovare una partita. Però, ehi, la prossima volta, se mai ci dovesse essere un nuovo Splatfest, probabilmente sceglierò... Scappo. Sceglierò l'altro team. Aspetta, ti restituisco il favore. Questo qua cos'ha? Una calibro 3000, ok. Si era nascosto ovviamente qua. Oh, lato sinistro nessuno ci sta andando. Probabile che ci vada il mio compagno adesso, non lo so. Qua c'è stato un trade. Bella per loro. C'è qualcuno lì. Chi è? Aspetta, facciamo così. Ok, facciamo una bella buia. Top.
Scambio di buia, ok. Io spammo a manetta come se non ci fosse un domani. Però sto qua col razzo ha un attimo rotto. Ok, non c'è più. To. Come funziona? Devo rientrarci poi. E si ricarica. Ah, ok, se non c'è nessuno si ricarica. Perché li uso molto molto poco io in queste modalità. Anzi, essendo mischia è già tanto che li stia usando. Aia, chi è stato? Cannone? No, ripolpella duplo. Non l'ho nemmeno visto. Non l'ho nemmeno visto arrivare. Beh, ha ninjato bene. Ha fatto benissimo. Ma per fortuna abbiamo comunque un aerografo standard che spara le curling. Certo, non killa e fa quelle robe lì, però. Ok. Ma sta aspettando un po' troppo. Oh, io, no, 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 stammi lontano. Ok. Va di nuovo. To. Non ho killato nessuno, però almeno ho fatto un po' di piazza pulita con quel cannone che mi stava dando non poco fastidio. Aia, 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 scappo, 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 scappo. Ah, mi ha beccato. Oh, sto qui, chi è? Chi è quello col nome Giappo barra China? Non riesco a capire. Oddio, ma quella stella. Oddio, ma quella stella è la stessa di Animal Crossing. È la lampada stella. What the hell? Non me ne ero accorto. La cosa mi ha lasciato abbastanza sorpreso. Ma perché ha fatto un vernischianto? Perché ha fatto il vernischianto lì? Cioè, voleva chiudermi, non ho ben capito. Mi tocca andare da loro. Raga, per favore, resistete un po'. Ok, vai, 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 vai. Ok, non so chi abbia vinto questa. Questa è totalmente a caso. Forse noi? Il centro sembra più colorato da noi. Sì, non di tantissimo comunque. Anche meno del 6%. 5,5, una cosa del genere. Mi pare, non ho letto le percentuali bene. Ho fatto pochissime kill, sì, con l'aerografo le kill sono veramente troppo troppo basse. Però almeno posso spammare un po' le buia bomb, che è la cosa principale secondo me. Anche perché ho fatto il set appositamente per questo. Beh, facciamocene un'altra. Ok, finalmente, ultima partita, Manta Maria contro il team avversario. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro abbiamo... siamo un po' svantaggiati secondo me. Abbiamo comunque due aerografi, cosa buona e giusta. Però allo stesso tempo... mi sa che le prenderemo, perché ho visto uno Splash Elite che ha un range della Madonna comunque contro di noi. Quindi non so. Secondo me le prendiamo. Non so come fare a tirarla. Cioè, la becco qua per forza. Vabbè. Amen. Ah, ma c'è qualcuno qui? Ok. Però abbiamo anche la pioggia, che è molto utile. Ecco, vedo già un po' di territory control da parte dello Splasher. Chi è che mi ha buttato giù? La calibro 3000? Tranquillo, tranquillo, sotto... No, vabbè, il tizio con le duals è un pazzo. Sta facendo mezza mappa da solo. Allora, io vado qua, sperando che non mi becchino. Ok, perfetto. Queste cose è meglio non farle, a meno che non abbia il vernischianto. Se ho il vernischianto posso fare quello che voglio. Non lo so. Non lo so. Madò. Meno male che l'ho evitato, non so come. Opla. Ah, la bomba splash, chi l'ha tirata? Madonna, quanto control che sta facendo. Facciamo un po' troppo control questo qua. Oh, però comunque sono in pericolo in alto, quindi GG. Puliamo qua i buchi perché prima ci hanno fregato. Vabbè, dai, almeno abbiamo due. No. Abbiamo due buia bomb. Oh, hanno rotto le palle con sta roba, Stop. Almeno il centro ce lo teniamo. Guardalo, guardalo come vuole arrivarci a tutti i costi. Vabbè, bella. No, no. Ok. Non so come sono sopravvissuto lì. Eccola lì, lo sapevo. Lo sapevo.
Toh. Chiunque ci sia lì su non è sopravvissuto minimamente, ne sono sicuro. Il tizio con le duals sta facendo le magie. Probabilmente tipo tre quarti di questa partita sarà carriata da lui. Ah, siccome non mi fido della gente che possa salire qua. Ecco, infatti, stanno arrivando. No, no. Fatto una special pronta. Buia bomb. Buia bomb, ok. Guardalo, guardalo come... Chiunque è riuscito a buttarlo giù è un eroe. Top. Vinta, dai, vinta questa. Vediamo in bellezza. Top. E ci portiamo a casa anche questa. Ok, 52.1, 34.3. Meglio di così non si può. Fortissimo il tipo con le duals. Sono sicuro che abbia fatto almeno 10 kill. Non 10 ma 7. Le usa bene. Si vedeva che le stava usando particolarmente bene. Ragazzi, direi che con quest'ultima partita possiamo anche concludere questo Splatfest. Ci siamo divertiti abbastanza. Qualche partita bella è uscita. Qualche giocata, nonostante tutto, l'abbiamo fatta. E tra l'altro, come vedete, c'è gente che fa cose veramente incredibili qua. Certo, usano delle tecniche un po' strane per farli, quindi è più semplice che disegnarli a mano, però incredibili questi messaggi. Io come al solito vi ringrazio per la visione, vi aspetto nel prossimo episodio di Splatoon 2, quando ci sarà un nuovo Splatfest, o magari, che ne so, anche un po' prima. E vi aspetto ovviamente prossimamente con nuovi video qua sul mio canale. Alla prossima!